cordiale saluto a tutti gli amici del motorsport e benvenuti al 31esimo appuntamento con la nostra trasmissione Toscana TV Motori. Non mancheremo per esempio di parlare con la Maremma Corse della 40esima edizione del Maremma. Ciò detto, continuando con il sommario, vorrei ricordarvi che avremo in studio degli ospiti molto importanti, ospiti come sempre provenienti dal mondo del motorsport. Non mancheranno le nostre rubriche. Il punto di Alessandro Bugelli, a seguire il prestigioso blocco dei servizi ACI Sport, come sempre molto esauriente, provenienti da tutta Italia e talvolta anche dall'estero. Tutto ciò detto, non ci resta che dare la linea alla regia, ovvero dire partiamo. Appassionati toscani dei motori, buonasera. Abbiamo qui con noi Maremma Corsa punto 2. Esattamente nelle persone di Paolo Santini alla mia destra, Antonio Di Lazzaro alla mia sinistra. Non perché non lo sapessi, ma volevo che lo dicesse con la sua voce, invece vabbè. Questo per farvi capire che non abbiamo provato nulla. Però sono qui perché devono presentare la 40esima edizione del Trofeo Maremma, una delle gare tra le più datate nella regione toscana. Dico bene, Paolo? Sì, in effetti, dal 1977 che si disputa. Bene, una gara ovviamente tutta su asfalto che potrà godere di quasi 90 km di tratti cronometrati rispetto ai 367 di percorso totale. Ciò cosa vuol dire? Che quasi un quarto, per cui con un buon rapporto, di PS su un percorso che soprattutto si parlava poco prima dell'inizio della trasmissione, ha visto coinvolgere anche quattro comuni, perché essendo il rallismo, come dico da sempre, uno sport come il ciclismo, cioè molto ancorato al territorio, ai comuni non interessa solo che passino e se ne vadano, qualsiasi carovana essa sia, bensì che si possano fermare. Ecco per cui la bella iniziativa di fare i raggruppamenti, uno a Montieri, uno a Valpiana, uno a Gavorrana e l'altra a Marina di Scarlino. Questa è la bella novità. Paolo, parlaci di queste vostre idee, perché mi fa molto piacere verificare che, nonostante i 40 anni, sembra ancora un ragazzino questa corsa. Bene, abbiamo affrontato questo 40esimo Trofeo Maremma con lo spirito di rievocare vecchie tradizioni della nostra manifestazione, e quindi c'è stata la precisa volontà di voler rispolverare le prove speciali che era un po' di tempo che non venivano più disputate. Vabbè, Gavorrano più o meno è sempre stata interessata dalla gara, però sia Tatti che Montieri lunghe in questo modo era tanto che non si facevano. Perciò un quarantesimo che ricorda i bei tempi passati e che noi abbiamo tutta l'intenzione di riportare ai vecchi splendori, perché ci crediamo, perché abbiamo voglia di fare, perché io sono ancora un giovanotto, per cui mi ci dedico volentieri, ci perdo tempo, e ho una bella squadra che mi segue, alla quale sto trasferendo tutto quello che ho imparato in questi 40 anni di organizzazione. Per cui è rinato un Maremma vecchia maniera, direi. Bene, mi fa piacere, perché poi è da notare che l'anno scorso, cioè nell'anno del ritorno, avete fatto 76 partenti. È un numero che insomma è abbastanza premiante. Per essere stato il ritorno, sì. Per essere stato il ritorno, sì. Quello infatti che ci fa ben sperare è proprio che l'anno scorso sia stato il trampolino per quest'anno, che diciamo i partecipanti siano molti, molti di più, almeno noi ci speriamo, anche perché insomma i crismi della gara ci sono, se ho detto prima, tante prove speciali lunghe, trasferimenti lunghi, quindi insomma un giro proprio di tutta la Maremma in totale. In un periodo poi che, se tiene il tempo di questi giorni, è una cosa fantastica, quindi sembra allora, quasi fine settembre che non ottobre. Sì, sì, no, tra l'altro c'è da dire una cosa, che una prerogativa che è sempre stata, diciamo, della nostra gara è sempre stata quella appunto dell'imprevedibilità del tempo. Quindi può darsi benissimo che tu parti da Follonica, che
c'è il sole, però nell'interno Montieri Tatti magari ha un po' piovuto, ha quindi foglie, autunno, quindi ha un sacco di incognite anche proprio per i piloti stessi, quindi è una sfida proprio. Perfetto. Proprio non è il rally d'estate che tu sai che comunque corri con 30 gradi da tutte le parti, ecco. Bene, allora partenza alle ore 17 di sabato da Follonica. Sì. Lì è il centro, tutto quanto, si sa, solite verifiche sportive, sì, tecniche. Marina di Scardino. A Marina di eccetera. E subito due prove speciali su Gavorrano. Una magari con il crepuscolo e l'altra invece che sarà già buio. Di sicuro è buio, sì. Perfetto. Dopo questa prima sgambatura si ritorna tutti a Follonica. Follonica, sì. Perché c'è la novità di questa prova speciale attorno al Palagolfo. Perché c'è la nostra festa, c'è la nostra festa nella gara. Abbiamo proprio deciso di farla proprio già a gara partita, quindi siamo proprio nel clou già della gara, quindi sarebbe già la terza prova speciale, che è la prova spettacolo, che è intorno al palazzetto dello sport di Follonica, dove possono venire tantissimi appassionati come in un salotto a vedersi le auto che corrono all'interno di un percorso che noi abbiamo preparato in maniera precisa, e lì ci sarà proprio la festa, nel senso che noi allestiremo un rally village dove ci saranno stand e tutta una serie di cose proprio per fare proprio la nostra festa del 40° Trofeo Maremma, quindi un sabato sera proprio organizzato con serata ai motori, e dopodiché si va tutti a letto, diciamo, a riposarsi per tutte le prove per il giorno dopo, che sarà un giorno tosto. Io ho sempre avuto un rapporto carino, però abbastanza così diretto, con Paolo, e questo mi piace. Poco prima di andare in onda mi ha dato la bella notizia che è riuscito a coinvolgere nell'organizzazione un nuovo sponsor. Vi dico questo perché mentre state guardando la locandina ufficiale della gara, dalla quale si evince tutti i marchi e loghi dei comuni, le varie specifiche della gara, al di fuori di questa locandina non esiste il marchio di questa nuova azienda che Maremma Corsa Punto 2 è riuscito a coinvolgere. Il marchio che rivedete ora in sovrapensione è abbastanza conosciuto in Italia perché Eni. Con che branca Eni è diventato vostro partner? Questa è una branca un po' particolare che interessa tra l'altro soprattutto il nostro territorio, è la Sindial, che è un'espressione dell'Eni, che sta facendo la bonifica delle zone delle colline metallifere, delle zone minerarie delle colline metallifere, e che siamo riusciti simpatici e vorrebbe cercare di migliorare la sua immagine sul territorio anche attraverso manifestazioni sportive tipo la nostra, per cui per quest'anno ci ha dato la fiducia, speriamo di potercela mantenere, noi siamo molto grati di questo riconoscimento e per questo cercheremo di migliorarci affinché loro ci sostengano anche negli anni futuri. Gradirei precisare una cosa, questa non è una marchetta, perché ognuno di voi potrà essere libero di pensare quello che vuole, però Toscana TV Motori si è sempre schierata al fianco di tutti gli organizzatori, perché è convinta che senza un adeguato supporto televisivo, calcolando che la televisione entra nelle case senza pagare biglietto, determinati eventi del nostro amato sport dei motori durerebbero da pochi anni, forse un paio. Mentre invece, questo per quanto ci riguarda e soprattutto con determinati numeri che noi possiamo valutare e verificare di volta in volta, il poter dare spazio agli organizzatori nel quale loro possono avere a disposizione il pubblico toscano, presentare le loro gare, le loro idee, i loro supporter, fare intervenire i protagonisti della gara, eccetera, in modo tale che la televisione possa dargli spazio pre, durante e dopo l'evento, crediamo che sia una cosa positiva e che abbia ben influito anche nel rapporto fra questo gruppo di organizzatori molto coeso e la nostra emittente. Questo mi fa piacere perché all'inizio non vi racconto che era stato abbastanza duro il rapporto, però dopo vedo che insomma ci siamo intesi
e come credo, e dice il vecchio proverbio, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Cosa ne pensate voi della Maremma Corse? Allora, io ne penso molto bene, visto che l'ho sempre vissuta. A caffè pagato, eh? A caffè pagato, sì. La Maremma Corse 2.0 è un qualcosa di fantastico. Io vorrei un attimino cogliere l'occasione che tu citavi qui in televisione. Ringrazio, noi siamo io e Paolo ora qui che la rappresentiamo, però noi organizziamo questa cosa, e quest'anno sarà una cosa particolare, con dei ragazzi fantastici che in questo momento stanno lavorando proprio per in volontariato, 7-8 ragazzi che a livello proprio di volontariato stanno lavorando per creare il meglio per questa manifestazione. Faccio un esempio, noi abbiamo io lo chiamo un piccolo, un grosso handicap. Noi per una serie di motivi siamo costretti, ci viene prescritto di mettere praticamente una pila di gomme per ogni albero per la sicurezza. Ora, abbiamo detto prima quanto sono lunghe le prove speciali, di alberi in Maremma ce ne sono tanti, quindi immaginate voi, vi dico solo circa un migliaio di pile di gomme. Lo so, ho visto anche tutto il vostro lavoro via social che avete fatto. Noi è una cosa diversa magari rispetto ad altre organizzazioni. Ecco, questi ragazzi che sono cresciuti in questi 40 anni con la passione, perché quello che ha fatto Paolo è stato anche proprio grazie all'organizzazione di tanti anni di questa gara, di proprio infondere passione vera a questo sport. E che stanno veramente lavorando e finito qui noi si riparte e ci aggiungeremo di nuovo con loro, stanno lavorando fisicamente per fare questa cosa qui, che è un lavoro veramente grosso, c'è gente che ha preso ferie, tempo libero per fare questo, e che nella settimana della gara poi posizionerà tutte queste, un gran lavoro, insomma, un gran lavoro proprio fisico, e tutto fatto per passione e volontariato. Ecco cosa ne penso io della Maremma Corse, che è una bellissima Maremma Corse 2.0, che è una bellissima realtà in questo momento proprio per passione. Questo è molto bello. A te la chiusa, dai. No, volevo solo, visto che si parla del 40esimo trofeo Maremma, entriamo un po' nel merito della manifestazione. Appunto, perché certo. Giustamente abbiamo avuto dei riconoscimenti sia allo sponsor, ma soprattutto allo staff operativo, che effettivamente si sta sacrificando moltissimo affinché questa manifestazione abbia il giusto svolgimento, però lo svolgimento è questo: sabato mattina si comincia con le verifiche, come succede in tutte le gare, sportive e tecniche, shutdown, quindi alle 17 partenza, 17.30 la prima prova speciale Gavorrano, riordino, parco assistenza, Gavorrano per la seconda volta, e poi si va a fare la prova spettacolo e poi si va a letto. Si dorme circa 6-7 ore, la mattina 7:30 si riparte e si va a fare le due prove ormai mitiche del Maremma, che sono Tatti e Montieri lunghe. Per cui si faranno per tre volte queste qui e rientra a Follonica alle 17:32 per la premiazione finale. Questo per inquadrare, quindi avremo un sabato molto molto impegnativo, denso di cose che devono essere fatte organizzativamente, sia tecnicamente che sportivamente, e una domenica dove ci sarà un impegno notevole da parte dei piloti, perché devono fare agonistico molto bene. E come dico sempre, quando non è che voglio concludere, comunque cioè, vinca il migliore. Eh beh, certo. Quindi, appassionati toscani dei motori, il 22 e il 23 di ottobre andate pure nella zona della Maremma, Follonica e altri comuni limitrofi, e sicuramente potrete sempre gustare l'ottima cucina, ma soprattutto avere anche un valido supporto agonistico a tutto motore. Grazie della vostra attenzione, grazie Paolo, grazie Antonio, grazie e ci si vede a Follonica. E grazie a Toscana TV anche. Grazie, noi grazie ce lo danno ai nostri telespettatori. Amici del motorismo toscano, ecco che si allarga l'immagine e compaiono una bella coppia di fratelli, i fratelli Perna. Io conosco un Perna che però la T finale, ma è tutto in un altro sport, sempre motoristico, però è a due ruote in meno. Ma lasciamo perdere. Alla mia sinistra Giuseppe, classe 1972, il più datato dei due.
alla mia destra Michele, anno 77, forse il più conosciuto perché è il navigatore dal 2008 del buon Michelini, grande vincitore di tante gare l'anno scorso e con qualche problema magari in più quest'anno. Bene, partiamo sempre dai più anziani, perché io non dico quanti anni ho, ma parlo sempre di 50 kg fa. Morale, voi venite da Bozzano, giusto? Un paesino vicino Massarosa, quindi provincia di Lucca, che mi avete detto poc'anzi ha generato lì in zona tanti rallisti. Perché c'è questa mania dalle vostre parti? Bella domanda. Prima tu, poi lui. Non lo so, personalmente... Cioè, come vi siete innamorati dei rally? Ci siamo innamorati da piccoli, però io mi sono avvicinato più tardi di Michele, però diciamo anche grazie a lui, perché sono andato a vedere, mi ha invogliato anche a provare a buttarmi in questo mondo. Non è la solita, come abbiamo sentito da parecchi nostri ospiti, il padre andava a vedere i rally con voi giovani. Assolutamente no. Nel vostro caso il babbo è tranquillo. Nel nostro caso nostro padre era un dirigente di calcio, quindi... che poi ci piace anche a noi, però alla fine noi abbiamo seguito, diciamo, un'altra strada negli anni successivi, ecco. E quindi ci siamo ritrovati anche a far coppia insieme qualche volta. È vero, questa è una bella cosa. Pensate che due fratelli hanno anche corso insieme, ben 4 gare, 2 volte la 12 ore del Ciocco, una volta a Val di Nievole e una volta al Casciana. Non tantissimi anni fa, perché il Casciana l'hanno corso nel 2014. Com'è la bellezza di correre insieme, visto che tu facevi il pilota e lui ha sempre fatto il navigatore? Ma guarda, sinceramente correre con un navigatore del calibro di Michele, no, perché è mio fratello, però ti dà una certa sicurezza, veramente. Ti senti come un papa. Ti senti tranquillo in macchina. L'unico problema è che se ci si ferma in due e a noi ci è capitato di queste 4 volte, 2 volte purtroppo ci siamo fermati. Senti un po', Michele, ma visto che tu sei sulla bocca di tutti perché corri appunto con Michelini, che si sa è uno che quando è al via di una gara è lì per vincere, come avviene il contatto con questi piloti vincenti? Sono loro che ti cercano o tu che fai sapere che sei disponibile nell'ambiente? No, sinceramente non ho mai fatto sapere niente. Io sono uno che guardo a me stesso e non sono nemmeno uno, tanto come va di moda oggi, che si pubblicizza sul web, diciamo. E quindi ho avuto sempre la fortuna che mi hanno cercato e poi da un'esperienza ne è nata quella successiva. Ho avuto la fortuna di farmi parecchia esperienza negli anni. Adesso quanti anni è che hai staccato la licenza? Sono 18 anni, sono dal 98. E in 18 anni quanti assoluti hai fatto? 21. Però. Sì, 21. Bella storia, Bello, quando arrivi lì, eccetera, dopo un tot di prove speciali non più lunghe come una volta, io sembra che sia sempre retorico, però una volta i rally erano tutta un'altra dimensione, anche i famosi TRN, quelli nazionali, però in effetti al giorno d'oggi con le moderne R5 o con Super 2000 sono sempre vetture che, belle peperine. Sì, io sinceramente non ti nego che mi sarebbe piaciuto, magari adesso avrei avuto qualche anno in più, però mi sarebbe piaciuto vivere i rally degli anni 80 in prima persona. Li ho vissuti sulla fine degli anni 80 come appassionato, perché ho iniziato ad andarli a vedere, i vecchi Sanremo, però mi sarebbe piaciuto proprio viverli in gara. Tu mi scuserai se faccio più domande a Michele, ma insomma è uno scotto che devi, tra virgolette, pagare. È dal 2008 che tu corri con il buon Michelini, che io affettuosamente ogni tanto chiamo Michelin perché ho questa enfasi francese ogni tanto, però il fatto che lo chiami Michelin mi porta purtroppo a collegarlo a uno spiacevole episodio di cui siete rimasti purtroppo attori passivi nel recente Valle Cunesi. Con i Pirelli.
però con le Pirelli. Però con le Pirelli, quindi bella questa sottolineatura. Quando, ma preferisco che sia tu a dire cosa è successo esattamente. Ma è successo qualcosa che va un po' al di fuori della mia concezione, sinceramente, di vivere questo mondo, perché per me questo mondo è tutta un'altra cosa. A me, io vivo i rally, li vivo veramente con tanta passione e sinceramente, vabbè, è una cosa che, perché è dell'ambiente, ormai lo sanno tutti, al rally di Cuneo, alle Valli Cuneesi, abbiamo subito una foratura, fra virgolette, anomala, e poi successivamente abbiamo scoperto che nella nostra gomma c'erano praticamente 6 buchi che poi alla fine... Che si ripetevano in modo asincrono, sì, quindi sì. Non certo dovuto perché un fattore esterno, no, uno solo... No, no. Anche perché comunque quando corri è difficile bucare e non capire di aver bucato. A noi c'era già successo al Casentino all'ultima prova, al buio, di giocarsi la gara all'ultima prova speciale e di aver bucato 2 gomme e non aver capito come le abbiamo bucate. E il giorno dopo ci hanno mandato le foto delle nostre gomme. Testè queste foto che vedrete a video fra pochi secondi. Comunque è da dove si vede chiaramente che se le bucature del Casentino che sono evidenziate sulle foto sembrano delle normali, fra virgolette, forature, in quelle invece del Valli Cuneesi si vede proprio la duplice, sì, sì, foratura a poca distanza, ma soprattutto simmetrica, sui due buchi simmetrici uno rispetto all'altro, cosa che personalmente, per quanto mi riguarda, non ho mai visto in una foratura, e anch'io, avendo corso tanti anni, di solito se fuori in un certo modo, in un certo punto e basta, e non che la ripeti. Quindi assolutamente. È un qualcosa proprio che era presente sull'asfalto e non credo proprio perché è stata qualcosa che facesse parte della natura stessa del percorso. No, ma infatti a me questa cosa dispiace, perché comunque sia io, parlo a nome mio e di Rudy, pensiamo di esserci sempre comportati nella maniera corretta con tutti, e se per un montepremi dobbiamo andare a correre e rischiare di farci del male, allora il gioco non vale più la candela, perché comunque sia noi abbiamo delle famiglie a casa, abbiamo un altro mestiere, questo lo facciamo con passione e noi la passione la vogliamo continuare a coltivare come abbiamo fatto fino adesso. Certo, in effetti, vedendo che venite da una stagione 2015 dove praticamente avete vinto di tutto e quest'anno invece, a parte questi gesti che con lo sport hanno poco a che vedere e che poi lasciano sempre quel pizzico di amaro in bocca, e che è proprio signorile parlarne tranquillamente in trasmissione a bocce ferme dopo un po' di settimane, ma che comunque lasciano sempre questo, diciamo così, astio verso chi compie azioni che assolutamente nulla hanno a che vedere con lo sport, ma che però poi dopo arrivano a condizionare i risultati. Detto ciò, mi rendo conto che quest'anno per voi non è una delle stagioni più positive in assoluto, perché oltre alle forature anomale mi ricordo anche il ritiro al Città di Lucca per un principio di incendio. Insomma, diciamo sì, che andare a farvi benedire da qualche parte... No, ci sono le stagioni come lo scorso anno che sinceramente abbiamo vinto... Di tutto, di più, e che... Abbiamo vinto bene durante la stagione. Anche diciamo col braccio fuori alcune gare. No, quello no, perché non succede mai. No, l'impegno ci vuole sempre. E poi ci sono stagioni... Ma noi lo accettiamo il fatto che una gara possa andare male e un'altra bene. Quello che non accettiamo sono questi gesti qua, che con lo sport non hanno niente a che vedere. Poi anche il fatto del Lucca sono cose che non dovrebbero succedere. Abbiamo provato anche questa, fortunatamente. Beh, eravate in testa tranquilli, senza problemi, lì proprio si sta. Sì. Le corse è insito, magari è un qualcosa che si stacca, una fascetta che si smolla. Io mi ricordo anni fa, ai miei tempi, una trasferta che la Fiat fece in Nuova Zelanda, quindi non proprio dietro l'angolo,
che il buon Attilio perse la vittoria del rally della Nuova Zelanda per un fusibile che è saltato. Ai tempi un fusibile costava 10 lire. Pensate cosa vuol dire tutta la spedizione nell'altro emisfero, una gara di mondiale e un ritiro per 10 lire. Questa credo che me la ricorderò fin quando scampo. Le gare sono fatte così, insomma, si sa. Assolutamente, assolutamente. C'è di bello che la vita ogni tanto dà, tanto toglie, ecco, nell'ottica sempre della correttezza sportiva, questo lo dico sempre perché la passione sportiva in qualsiasi sport deve prevalere, ma soprattutto deve essere un confronto sano, un confronto sincero e soprattutto un confronto che non sia compromesso da fattori esterni che uno non può prevedere, perché altrimenti... Certo, io sinceramente penso una cosa, che negli ultimi anni tanto male al nostro sport lo sta facendo veramente il web, sono sincero, perché ok, le forature ci sono state anche tanti anni fa, basti pensare a Zanussi nell'86 a Aosta, che si è giocato il campionato italiano. Però adesso con il web è tutto più velocizzato, tutti sanno tutto di tutti e si è estremizzato anche la tifoseria, cioè adesso si fa tifo per quello piuttosto che per un altro. Io, per come concepisco il mondo del rally, io quando vado a vedere un rally, ora ultimamente mi capita poco, però quando mi capitava spesso di andare a vedere delle gare, facevo tifo per tutti e lo vedo che oggi non è più così. Ma poi lungi da noi andare in prova speciale con dei chiodi o con delle altre, o spostare le pietre mettendole in traiettorie, cose di questo genere, cioè sono degli atti, non dico criminali perché forse si enfatizza troppo, però antisportivi è poco e criminali è troppo, però fondamentalmente al giorno d'oggi, se uno già per esempio cerca di schivare una pietra per evitare, che ne so, di forare o fare dei danni alla propria vettura e poi rischia magari di uscire di strada per un qualcosa messa lì proditoriamente, è una cosa che personalmente non riesco nemmeno a comprendere, la stupidaggine e l'ignoranza di determinate persone. Certo, il mondo web ha dato la voce a tante persone che magari prima non potevano esprimersi. Come dicono tanti intellettuali, ha dato voce all'ignoranza, però ha anche dato tanto spazio a delle persone che veramente il cui quoziente intelligenza è veramente sotto la media degli orsi, quindi è una cosa che è impossibile. Spero che nei rally, che noi credevamo fosse sempre stata una specialità, diciamo così, non troppo toccata dalla violenza e dalla delinquenza, non prenda piede, nonostante, come tu prima hai ben accennato, ci siano stati anche nel passato degli episodi tipo Zanussi, tipo Udafieri Toni, eccetera, oppure recentemente al Rally di San Martino di Castrozza con Umberto Scandola pochi anni fa. Però ecco, quello che mi lascia un attimino così, un attimino impreparato, è verificare come in tutte queste circostanze i collegi dei commissari sportivi non abbiano deciso praticamente nulla. Lì si va a toccare un argomento che sinceramente non saprei cosa dirti, è più grande anche di me. È vero che bisognerebbe cominciare a fare qualcosa e proprio dal collegio dei commissari dovrebbero cominciare a fare qualcosa, dagli organizzatori, perché non si può ogni volta far finta di niente e lasciare che il tempo faccia dimenticare le cose, perché questa volta siamo stati fortunati noi, ma parlo fortunati in senso parlando di rallismo, siamo stati fortunati perché comunque sia noi nella nostra foratura abbiamo avuto la sensazione 300 metri prima di aver bucato, perché abbiamo allungato leggermente la traiettoria di una curva lenta, però nel tratto successivo con la vettura che avevamo noi abbiamo messo 6 marce e si arriva a toccare quasi 200 all'ora. Se non avevamo avuto la sensazione di aver bucato, noi ci infilavamo nella discesa successiva come se fosse una cosa normale.
Quindi a tutta. Quindi a tutta. E può, può succedere anche che ti fai male, può succedere che fai dei danni, può succedere di tutto. E dopo magari si fa. Il tutto per un gesto in consulto che magari chi l'ha fatto, magari l'ha fatto perché ne so, per dimostrare una bravata o tantomeno non ha per niente pensato a queste reali conseguenze, perché poi sono la realtà di chi, come tutti e tre, abbiamo provato a partire tirandoci le cinture al massimo e dando il massimo di quello che ognuno di noi poteva fare. Ipotizziamo, tu cosa speri che nei prossimi 4 anni possa venire di buono? Nei rally, perché è il nostro ambito, ma in generale per lo sport del motore italiano. Ma allora, sinceramente, per quanto riguarda la parte rally, spero che intanto rimanga la gara del mondiale per un altro quadriennio. E non sono mai andato a vedere la Sardegna, mi dicono che sia bellissima. E lo posso garantire. Bene. io vivo ancora dei ricordi del Sanremo e mi piacerebbe rivedere un Sanremo old style. E per quanto riguarda i giovani, spero che il progetto ASCI Team Italia si sviluppi ancora di più negli anni futuri e possa ridarci un italiano ai vertici del mondiale. Adesso si spera che Andolfi, con questo debutto al Tour de Corse con l'R5, ci faccia sognare, lo speriamo tutti, e poi vedremo un po' cosa ci darà il futuro. Bene, amici sportivi, come ben vedete l'unico grande tiranno di tutti i nostri ospiti è il tempo, perché vola. Potremmo, come dico sempre, star qui a dialogare per almeno una buona mezz'ora, anche se siamo vicini oramai a quella fetta di tempo occupato, perché gli argomenti e così queste chiacchiere, non dico da bar, ma proprio da appassionati, sappiamo che piacciono anche a voi e non solo a noi che le facciamo in questo ambito. La cosa carina poi è avere a che fare con personaggi come i due fratelli Perna che abbiamo avuto stasera, che rappresentano due facce dell'automobilismo sportivo, una prevalentemente, Giuseppe, che è proprio amatoriale, bravissimo, e l'altra invece che è proprio più sportiva, praticante, ma con voglia e volontà di vincere, perché non è assolutamente vero che è bello partecipare, è molto più bello vincere. Ma guarda, te l'assicuro che anche la parte amatoriale, quando poi entra nel sistema rally, ha voglia di vincere anche quella. Questo è vero. Figurati chi la vive in un altro modo. Bene. Dunque, dall'alto dei suoi 21 successi, il buon Michele Perna, insieme al fratello Giuseppe e al sottoscritto, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima occasione. Buona serata. Buona serata. Amici sportivi e amanti toscani dei motori, buonasera. È qualche settimana che non abbiamo più una rubrica da voi molto seguita, il punto di Ale Bugelli. Questa sera la riprendiamo perché Alessandro è qui al mio fianco e parleremo di quel popò di carne al fuoco che c'è sia a livello nazionale ma anche e soprattutto con tanti protagonisti toscani. Ciao Ale. Buonasera. A te la parola. Sì, siamo in attesa di capire i verdetti del campionato italiano rally al Rally Due Valli a Verona. C'è tanta carne al fuoco, come hai detto tu, addetti ai lavori e tanti appassionati sicuramente convergeranno sulla città scaligera e nel suo territorio per vedere quello che sarà sicuramente un bello spettacolo che tra l'altro ha confermato quello che a mio avviso è il buono della nuova regolamentazione tricolore di quest'anno, che all'inizio aveva dato un po' da pensare a tutti. Tanti che avevano dato fiato alle trombe. Però alla fine i risultati oggettivi parlano chiaro, parlano di un campionato che... mai come quest'anno è stato così palpitante, soprattutto con distacchi risicati. È stato reso interessante e appetibile sino all'ultima gara. Bene, quindi dopo il settimo round che si è svolto
nel Lazio con l'appuntamento di Rally Roma Capitale, una gara di per sé non tanto datata, ma che è diventata subito ed è assurda a una delle migliori, come una delle migliori gare organizzate, vuoi per lo scenario ma anche per le strade e l'indotto. Eccoci che Verona, sede anche della mitica Arena, sarà proprio la gara che farà e definirà quattro classifiche speciali oltre a quella assoluta. Quindi il campionato italiano rally assoluto con quello costruttori, certo, l'italiano rally due ruote motrici, la coppa femminile, quindi il titolo femminile, e alla fine il trofeo italiano rally asfalto. In ognuna di queste, tranne il rally asfalto, ci sono dei protagonisti toscani. Assolutamente sì, e la Toscana si conferma la regione trainante sotto proprio l'aspetto di coloro che sono i primi attori in ambito nazionale, quindi motivo di soddisfazione. Però ancor prima di Verona c'è da segnalare una vittoria già acquisita, quella di Jacopo Lucarelli, che ha vinto sia il campionato italiano R1 che il trofeo Suzuki della Suzuki Rally Cup. Nello stesso trofeo, nello stesso campionato, è arrivato terzo un altro toscano che è Stefano Martinelli, l'ambasciatore, quindi, di Praga. L'ambasciatore di Barga. E quindi ecco, già abbiamo acquisito un risultato importante. Poi per quanto riguarda la lotta per il titolo assoluto, se la giocheranno in 2/3. Perché sì, barra 3? Perché i due indiziati particolari sono Paolo Andreucci e Gian Domenico Basso, che sono tra l'altro divisi da 0,75 nemmeno punti. Nemmeno un punto, vero? Ecco, è un'inezia e quindi costringerà entrambi a dare il massimo del massimo possibile. Cercando di sbagliare il meno cercando possibile. Cercando di sbagliare contestualmente quanto meno possibile. Poi c'è l'altra variabile che si gioca in casa di Umberto Scandola. Che non è Umberto molto Scandola, distante. Ecco, che non è molto distante, poi rinfrancato dalla bella vittoria a Roma, a Roma, prestazione sicuramente altisonante la sua, si giocherà appunto a casa sua nelle strade amiche, se vogliamo. Ora non è da dire che lui in quelle strade ci possa passare tutti i giorni, perché poi insomma... Però diciamo che magari... Qualche... Però anche a livello sicuramente supporto, psicologico, eccetera, così è molto assolutamente gli potrà... Sarà molto carico. Assolutamente sì. Assolutamente. Una cosa di cui ne parlavamo poc'anzi prima della trasmissione era di fare in modo che determinati sciagurati, per il loro bene ma anche per il bene del nostro sport, non possano pensare di fare una trasferta dove mettere in atto delle azioni criminose, perché in effetti sarebbe, primo, il rally non se lo meriterebbe, come tutto l'apparato rallistico, non certo piloti uno o l'altro, ma team, organizzatori, supporter, media e tutto il resto. Ma soprattutto perché ancora una volta sarebbe l'esautorazione di quelle azioni che nulla hanno a che vedere con lo sport e la passione sportiva. Quindi azioni delittuose, semplicemente delittuose. Perché, come spiegherà in un altro servizio il buon Michele Perna, è abbastanza stupido rischiare la vita per divertirsi, perché uno scriteriato getta dei chiodi lungo il tracciato, costringendo a delle forature che potrebbero avere seri danni qualora il percorso non permetta di rendersi conto immediatamente di aver forato, causando anche uscite di strade che potrebbero essere abbastanza poco positive sia per la vettura sia per l'equipaggio. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché gli stupidi, di stupidi è pieno il mondo, ma anni fa e recentissimamente hanno fatto la loro ricomparsa nelle gare, in alcune gare del Nord Italia. Vediamo e speriamo che questo non debba più succedere. No, sì, ci si augura che il campionato italiano, che sinora ha espresso quanto di più bello possibile,
possa avere un finale degno. Sicuramente io ho timore che possa accadere qualcosa, ho timore perché poi è forse anche l'entourage dei piloti che fomenta un po' tutta questa problematica, forse anche a volte anche i piloti stessi. Che sì, se magari facessero certe delle situazioni, sì, o delle dichiarazioni non così impepate. Io forse, mi ricordo forse nel 2003 il Rally Adriatico, quando appunto ci si stava giocando sino all'ultimo il titolo tricolore, ci furono dei fattacci. Poi in tempi più recenti, quelli che hanno visto coinvolto anche Umberto Scandola con i chiodi nella tavola messa in mezzo alla strada a San Martino di Castrozza. Poi, insomma, azioni anche, ecco, sotto l'aspetto anche psicologico, brutte. E credo che sia un dovere anche da parte nostra di giornalisti, della stampa specializzata, stampa anche generalista, di non parlare troppo di queste cose, anche di quello che è stato il passato, e di cercare di concentrarsi per quello che è il momento sportivo, il bello dello sportivo, sport. Perfetto. Il bello dello sport. Perché questo, poi questi tizi si beano di queste notizie. Purtroppo. Hanno questa forma così molto repressa di intendere le cose, che si beano di fronte alle nullità, alle azioni purtroppo sì. Delittuose. Purtroppo sì. Torniamo ai nostri piloti toscani. Sì. Detto di Andreucci, che si gioca ovviamente per il titolo tricolore, e qualora ce la facesse sarebbe il primo pilota che raggiunge quota 10, quindi la stella. Assolutamente. Ora abbiamo invece l'altro valido toscano di Luca Panzani, che invece un qualcosina ha già vinto. Allora, Luca Panzani potrebbe essere indicato anche come l'erede di Paolo Andreucci, infatti, in chiave toscana, perché è giovane e ha tutte le carte in regola per poterlo essere, insomma, anche nei prossimi anni. Allora, ha già vinto il trofeo Renault Clio Top, quindi sì, si è vinto la trasferta da ufficiale al Rally di Monte Carlo del 2017. Questo è già un risultato importante per un ragazzo che alla fine lavora, fa il meccanico in un'officina a Lucca, fa dei grandissimi sforzi, è un ragazzo di una famiglia normale, viene da una famiglia normalissima, fa sforzi immensi per quanto riguarda le trasferte, con le ferie e quant'altro. Pensiamo, io ero a cena con lui ieri sera, mi ha detto che venerdì è partito per la ricognizione, quella obbligatoria, quella di rito per il rally, Due Valli. Torna a casa la domenica, lunedì torna a lavorare, lunedì sera torna a Verona per proseguire poi la gara. Questo è un ragazzo di 26 anni che sta facendo il possibile, sogna di diventare un pilota professionista. Facciamoglielo sognare bene, vero, facciamoglielo sognare sino in fondo, cerchiamo di dargli un sostegno un po' tutti. Si sta giocando il campionato italiano due ruote motrici contro il reggiano Ivan Ferrarotti, classica, chi vince questa vince tutto. Bene, per cui io la vado a spacca. E tra l'altro cambierà di nuovo automobile, perché correrà con una Renault Clio Super 1006 della MM Motorsport di Cristiano Questa Bianucci. Infatti è una cosa che non... Gli ho chiesto più delle volte durante la stagione perché questi cambi repentini di vettura, però mi sembra anche di capire che nonostante cambi vettura lui riesce sempre a svettare sempre. È un pilota, è un pilota molto versatile, eclettico se vogliamo, e è aiutato molto dal fatto che lui di professione fa il meccanico, quindi non gli si racconta nulla. Un preparatore non può raccontargli delle favole, perché lui ha una bella sensibilità, dove mettere le mani nell'automobile, spesso anche durante i trasferimenti da conforto e aiuto anche ad avversari che hanno problemi con la macchina. Vero, eccetera. Vero. Quindi ecco, il due ruote motrici, speriamo che di cui abbiamo già detto. Speriamo. Passiamo al titolo femminile. Sì, c'è in lotta la Corinne Federighi contro la Massese. Sì. Era stata al comando sino al Rally di Roma, poi il ritiro in una delle due tappe del rally
ha consentito alla diretta avversaria, alla Bea Calvi, di poterla sorpassare in classifica. Anche in questo caso chi vince questa vince tutto. Bene, è come tale. Molto bello, sì. E invece qui abbiamo l'unico dove non vede il protagonista un pilota, bensì un'azienda toscana. Nel trofeo italiano Rally Asfalto, qualora dovesse esserci una bella vittoria, una bella performance di Tempestini, bisogna sottolineare che corre gommato Hankook, quindi è un'azienda toscana che ha creduto nei rally e come tale ecco che delle quattro possibilità è bello verificare che tre sono a livello piloti e una anche a livello di azienda. Sì, Tempestini attualmente è terzo nel campionato, ora è da capire se avrà modo di correre o meno. Peraltro si è laureato campione junior nel WRC la settimana passata a Belli di Corsica. Ecco, è da capire se potrà partecipare, se vorrà parteciparvi. Comunque è terzo, io vedo in classifica. È una... Neanche tanti comunque, punti di distacco. No, non ha molti, diciamo, punti che è bello di vedere queste classifiche belle tirate. Sì, 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 bello. Poi peraltro Tempestini ha avuto la difficoltà rispetto agli altri di non conoscere le strade, soprattutto le strade, quelle su asfalto. È stato il primo anno vero suo nel campionato italiano. Poi si sono persi per strada un po' Ludi Michelini in primis, Gabriele Ciavarella dopo, che tra l'altro ha fatto anche Roma, ma ha fatto soltanto la prima tappa e poi dopo si è fermato. Peccato, perché comunque è sempre un titolo nazionale che avrebbe potuto dare un certo lustro anche all'attività del singolo pilota. Peccato che non ci hanno forse creduto, forse si sono concentrati su altre idee, su altri campionati. Vabbè. È vero, forse magari quando si parla all'inizio stagione di non avere determinate idee, cominciare a fare le gare per poi vedere dove va meglio, forse non è mentalmente la condizione migliore. Io non lo condivido, però purtroppo. Infatti. Amici sportivi, cosa volete vi dica? La prossima settimana è veramente una settimana topica per il realismo, quindi Verona non è molto distante dalla Toscana, se volete andare in zona e fare il tifo per i vostri beniamini, ben vengano, ma soprattutto che sia tifo sportivo e non atti criminali. Questa è una cosa che continueremo a ripeterlo, perché deve prevalere l'istinto e la filosofia dello sport rispetto agli atti delinquenziali. Giusto. Noi ci vediamo, credo, fra un paio di settimane, così parleremo e della finale di Coppa Italia e soprattutto di questo campione del CIR, sperando, qualora fosse toscano, di averlo ospite con noi. Di avere Paolo Andreucci, Luca Panzani e Corin Federighi, sarebbe un trio eccezionale. Poi chiameremo anche Jacopo Lucarelli, dovremmo allargare lo studio, faremo le poker, tribune. Faremo. Un poker che la dice lunga su quello che è e su quanto, come è considerato il rally in Toscana. Comunque grazie anche a noi, ho notato alla nostra trasmissione, al nostro appuntamento, sto vedendo anche che tante aziende stanno veramente così calamitando l'attenzione, e di questo ci ringraziano piloti, ci ringraziano preparatori e tutto. Io credo sempre che il mondo delle corse sia sempre più un mondo coeso, dove si debba andare quasi tutti di comune accordo e cercare di costruire, essere positivi e costruttivi. Questa è la filosofia che permette alle varie specialità di poter bucare il video e soprattutto entrare nella testa della gente. Grazie della vostra attenzione, grazie a te Alessandro, grazie. E soprattutto viva lo sport. Buona serata a voi. Si è rimessa in moto la macchina organizzativa del campionato italiano rally, in particolare del quarto rally Roma Capitale, settima prova tricolore delle otto previste. Appuntamento unico nel suo genere, la tappa romana sta sempre più catalizzando l'interesse generale, soprattutto in funzione di una location unica, Roma città e dintorni.
Interesse ampliato in particolare dalla doppia prova speciale realizzata a ridosso di un'area prestigiosa ed unica come il Colosseo Quadrato all'Euro. Dunque riflettori accesi su un evento che ha inevitabilmente catturato la curiosità anche del mondo dello spettacolo e non solo. Naturalmente però i motivi forti erano di natura rallistica e riguardavano la grande sfida per la vetta della classifica assoluta, visto che ai nastri di partenza si presentavano tre equipaggi divisi da 8,75 punti, con più altri due con le carte in regola per puntare alla vittoria. Tradotto in soldoni, Basso, Andreucci, Scandola e le mine vaganti Campedelli e Perico. Gara che si presentava anche dura e difficile, con fra le due tappe 15 prove speciali da disputare per complessivi 151 km cronometrati all'interno di un percorso di oltre 800 km. Molto bella. E l'anno scorso l'abbiamo fatta e abbiamo preso il secondo posto dietro a uno Scandola super agguerrito, è stata una bella battaglia tra di noi. Niente, speriamo di fare bene anche quest'anno, avendo un po' più esperienza come d'altronde i nostri diretti avversari. Un rally che in poco tempo, cioè, mi è entrato insomma nel cuore, perché insomma nella capitale poi c'è un seguito di media, di media, di giornalisti, di televisioni che sono molto, è molto importante. Sicuramente bella, molto bella, tecnica, e mi aspetto di fare bene. Sarebbe bello ripetere quello che è stato l'anno scorso, che abbiamo vinto, però ogni anno, ogni gara ha la sua storia, quindi sappiamo che dovremo partire col coltello fra i denti. Siamo motivati e vogliamo cercare di divertirci e di continuare in questa stagione che fino ad oggi per noi è molto positiva. No, vanno tutti molto forte, speriamo di aiutare anche un po' Peugeot, Paolo, proviamoci. Dunque grande interesse ed incertezza per un campionato bello e spettacolare, esaltato in questa tappa da un pubblico da stadio. Interesse che era rivolto anche ai protagonisti del tricolore junior, con Giuseppe Testa che doveva difendersi dagli attacchi del bravo siciliano Pollara, mentre chi aveva già raggiunto l'obiettivo del tricolore era Jacopo Lucarelli, primo nel tricolore R1, comunque non presente in gara. Ad aggiungere interessi invece c'era anche il debutto assoluto della Suzuki Baleno SR R1B con un pilota d'eccezione, Renato Travaglia, già campione italiano ed europeo. Da una casa all'altra, Luca Panzani aveva a Roma l'opportunità di centrare il primo posto nel trofeo Renault Clio R3. Col punteggio nuovo 10 punti sono pochi, quindi diciamo che proviamo ad attaccare da subito, chiaramente senza cercare di commettere errori, perché è impossibile, cioè non possiamo permettercelo. Loro sono venuti qua con me per poter testare in gara quello che la macchina saprà fare. Ne ha fatto un piccolo test allo shakedown e finora la macchina non dà nessun problema, una macchina molto molto bella, molto carina, molto affidabile, e quindi spero di riuscire a fare un bel lavoro. No, siamo qui per il trofeo, per cercare di chiudere la pratica a Monte Carlo, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno, quindi dobbiamo essere molto concentrati, le prove sono veramente belle, la macchina me la cucirò addosso durante la gara, quindi dobbiamo stare molto attenti, non sarà una gara semplice. Così tutto era pronto con la partenza ufficiale, che proiettava gli equipaggi verificati verso il bagno di folla che si registrava sulle gradinate e non solo del Colosseo Quadrato. Davvero grande adrenalina e subito il confronto, oltre che con il pubblico anche con il cronometro. Cronometro che premiava uno specialista delle prove spettacolo, Umberto Scandola, in coppia con Guido D'Amore al volante della Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport. Incassava un vantaggio di 1,3 nei confronti di Simone Campedelli, navigato da Danilo Fappani, alla guida della Ford Fiesta R5 alimentata a gas, targata BRC. Il cesenate sopravanzava di 6 decimi il suo compagno di squadra Gian Domenico Basso, alle note Lorenzo Granai, in gara con l'altra Ford Fiesta R5, sempre del team BRC. Quarto tempo per Paolo Andreucci, assistito come al solito da Anna Andreussi, al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia. Quinto si classificava Alessandro Perico, alla sua destra Turati, di nuovo in gara con la Peugeot 208 T16 R5 della PA Racing, con in scia Michele Tassone, navigato da Alice De Marco, con ancora una Peugeot 208 T16 R5 sempre targata PA Racing. Dunque grande spettacolo iniziale amplificato dalla formula di inseguimento della prova, tipo Memorial Bettega.
Archiviato lo spettacolo serale, si pensava già alla prima speciale del giorno successivo, ovvero Bocca di Cave, Tito Livio, dove tornava la vittoria Gian Domenico Basso. Il pilota BRC provava ad imprimere il suo ritmo che negli ultimi rally gli ha consentito di guadagnare la testa del campionato, e così accadeva visto che il primo degli inseguitori risultava Paolo Andreucci a 2,7, seguito da Umberto Scandola a 4,5 dalla vetta. Sensibilmente staccati Perico, Campedelli e ancora più Ciava, in coppia con Michi al volante della sua Ford Fiesta R5, nonché un positivo Tonino Di Cosimo alla sua destra, Francescucci, che sempre più familiarizzava con la per lui nuova Skoda Fabia R5. Il tempo di indossare nuovamente il casco, e arrivava la risposta di Paolo Andreucci, che vinceva la successiva speciale di Bellegra Vitellia. In ogni caso, non era lontano Basso a 1,4 come Scandola a 2,4. Seguivano Perico, positiva la sua andatura, Campedelli, non incisivo come in altre occasioni, ed il bravo e veloce Alessandro Re, in coppia con Ciucci, che continuava a prendere confidenza con la Ford Fiesta R5. Il primo giro terminava con la PS Rocca Santo Stefano, Rocca d'Equi, dove a primeggiare ci pensava ancora Paolo Andreucci, anche se i suoi avversari, a partire da Basso, mantenevano e limitavano lo svantaggio a 1,1 per il portacolori BRC. Perico comunque bravo a 3,7, Scandola a 4 secondi, Campedelli a 7,1 e così tutti gli altri ad inseguire. La top 10 la chiudeva invece Giuseppe Testa in coppia con Mangiarotti, che al volante della Peugeot 208 R2 ufficiale doveva rintuzzare gli attacchi dell'ottimo Marco Pollara, alla sua destra Princiotto, che in gara con la Peugeot 208 R2 del team Munaretto provava a giocarsi le sue residue carte per tentare di scalzare Testa dal tricolore junior. Da sottolineare un altro bel duello tra Luca Panzani, alle note Sara Baldacci, che ancora alla guida di una Renault Clio R3T della DP Autosport cercava il conforto della matematica per portare a casa il trofeo Renault Clio R3T Top contro un veloce e determinato Kevin Gilardoni, navigatore Bonato, naturalmente in gara con una vettura analoga del team Movisport. Gara bella ed appassionante, come nelle previsioni, che continuava a vivere sulla lotta di trofei e campionati ancora aperti, soprattutto nell'assoluta, dove Basso comandava le operazioni con un minimo vantaggio di 3,3 nei confronti di Andreucci e 6,5 su Scandola. Carovana del rally che così si dirigeva verso la ripetizione di Rocca di Cave, dove Basso vinceva ed allungava su tutti gli altri, ma la beffa era dietro l'angolo ed infatti nella successiva Bellegra il motore della Ford Fiesta del Veneto si ammutoliva per oltre 20 secondi, lasciando l'equipaggio BRC quasi impietrito. Prima tappa clamorosamente persa a tutto vantaggio di un sorpreso Andreucci, che si ritrovava primo ed iniziava a battagliare con Scandola per i fondamentali punti di tappa. Lotta durissima e tutti i protagonisti rientravano a Roma per la prova spettacolo all'Eur, che però risultava determinante per la vittoria. 2,7 tra i due, dunque davanti ad oltre 15.000 spettatori si consumavano tante storie. Andreucci soffriva a causa di problemi alla valvola pop-off della sua 208 e quasi perdeva la tappa, visto che un furibondo Scandola recuperava quasi tutto, ma non il mezzo secondo che mancava per superare Andreucci. Incredibile finale. In più, nella prova, Campedelli usciva con un pneumatico da sostituire, aumentando così la sua giornata 9. Questa tappa è andata bene, siamo stati fortunati perché Basso ha avuto problemi e per cui a Scandola ci siamo arrivati praticamente a zero, e però insomma bene, via, una buona giornata. Ora ci aspetta domani, che sono prove più, c'è una prova più lunga, per cui la gara dura credo che sia domani. Sì, oggi è andata bene, non possiamo dire che sia andata male, anzi, la macchina è andata molto bene sempre, le gomme Michelin sono state molto, molto performanti. Abbiamo perso di mezzo secondo, si sa, le gare abbastanza, basta anche un decimo per perdere o per vincere. E noi questa volta è toccata la parte peggiore. Ottimi tempi, eravamo in testa, e peccato per questo problema tecnico, purtroppo sono cose che capitano. Si è spenta la macchina per ben due volte in due prove diverse, quindi abbiamo perso il contatto e siamo passati dietro.
degli altri finiva incredibilmente come nell'assoluta con Testa che vinceva nel tricolore junior ma per mezzo secondo di vantaggio su Pollara, mentre poco più agevole si rivelava la vittoria di Panzani nei confronti di Gilardoni. Il toscano si aggiudicava così il trofeo Renault Clio. Bella prima tappa completata da altri bravi ed agguerriti equipaggi come Andrea Vineis in coppia con Rodi, Mazzocchi e Silvia Gallotti, la Corinne Federighi e Jasmine Manfredi. Brava anche la Calvi con la Marchetti così come Tavelli Cottellero e Sassi Costi. Altra storia invece per il plurititolato Renato Travaglia che nel Rally Capitolino portava al debutto assoluto la Suzuki Baleno SR con al suo fianco il direttore generale di Suzuki Italia, Massimo Nalli. Una conferma in più di Suzuki nel credere completamente nell'attività sportiva e nei rally in particolare. Uno sviluppo di qualità che così proseguiva nelle sapienti mani di un grande pilota come Renato Travaglia. A proposito di Suzuki, nel trofeo primeggiava Stefano Martinelli in coppia con Angilletta davanti a Denaro De Paoli. Nel trofeo Renault Twingo R1A, vittoria di Canzian Nobili nei confronti di Rosso Torlasco. Infine, suscitava curiosità e simpatia la partecipazione dell'equipaggio giapponese Shinaki Ushido con una Fiat 500 Abarth dalla livrea davvero accattivante. Così la domenica si replicava con la seconda tappa ed altri punti pesanti da assegnare. Nella circostanza ripartiva la lotta tra Basso ed Andreucci, ma soprattutto con uno scandalo trasformato e determinato al volante della Skoda Fabia R5 ufficiale. Il veronese trovava in Basso un difficilissimo avversario, visto che pagava solo mezzo secondo nella prova di apertura con Andreucci terzo a 5-4, l'ottimo Tonino di Cosimo quarto a 10-5, addirittura davanti ad un Simone Campedelli in chiara difficoltà di guida. Neanche il tempo di togliere il casco e tutti gli equipaggi si trovavano allo start della prova più lunga del rally, Monte Livata, Caput Mundi, con oltre 21 km da percorrere. Vittoria per Andreucci con Scandola a 4-1 e Basso a 8-4. Ormai la linea era tracciata e anche nella ripetizione delle due prove effettuate si confermava uno scatenato Umberto Scandola che le vinceva ed iniziava ad assaporare il gusto della vittoria, come accaduto nell'edizione passata, mentre ad inseguire c'erano sempre Andreucci e Basso. E dopo aver completato l'ultima prova in programma, in ogni caso con margini di differenza non abissali anche in riferimento alle altre classifiche, la carovana del rally rientrava a Roma senza particolari scossoni. Dunque vittoria fortemente voluta per Scandola d'Amore davanti al sempre temibilissimo Andreucci e l'ottimo ma nella circostanza sfortunato Basso. Campionato ancora più aperto con l'ultima gara di Verona da brividi. Oggi molto meglio. E sapevamo che la macchina era performante, il Michelin altrettanto, e così abbiamo colto una bellissima vittoria di gara di seconda tappa e di gara, quindi siamo veramente molto felici. Per noi un secondo posto che insomma, va bene nella classifica del campionato, insomma, la classifica si è accorciata, abbiamo recuperato qualcosa noi e Scandola, per cui insomma una bella lotta. Anche ieri ho fatto una gran gara e anche oggi abbiamo recuperato su Paolo e quindi che dire, sì, la sfortuna purtroppo c'era incollata ieri. Abbiamo comunque mantenuto la testa del campionato anche se abbiamo perso qualche punto e adesso si andrà a Verona, dobbiamo cercare di prepararci al meglio e cercare di vincere, ecco. Dagli altri ancora conferme con il tricolore junior rimandato a Verona dopo la bella risposta di Pollara a Testa nella seconda tappa 1-1 tra loro, mentre nel trofeo Renault Twingo si confermava primo Riccardo Canziana davanti a Rosso e alla Sartori. Suzuki Swift ad appannaggio di Stefano Martinelli nei confronti di Lorenzo Coppe e Sergio Denaro. Infine molto positivo il debutto nella Suzuki Baleno SR nelle mani di Renato Travaglia. È andata più che bene, Daniele è stato bravissimo, la squadra anche, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro, adesso manca Verona, bisogna far bene, provare a vincere almeno gara 1 o gara 2 e per portare a casa il campionato, però per adesso non ci pensiamo e pensiamo a far bene a Verona. Sì, come al solito, come ogni gara con Peppe abbiamo sempre delle sfide molto aperte, sempre sul filo dei secondi, su chilometro dopo chilometro. Stavolta in gara 2 è andata meglio, ho dato 13 secondi,
però mi rode un po' per ieri, perché se non avrei sbagliato un salto e sono arrivato lungo, ho perso all'incirca 8-9 secondi, ho perso alla fine per mezzo secondo, quindi un po' brucia. Suzuki mi ha chiamato per fare questo compito di sviluppo della nuova baleno e noi abbiamo accettato volentieri, abbiamo portato in gara una macchina praticamente messa a terra tre giorni fa e dopo aver fatto delle modifiche nella prima parte della gara l'abbiamo messa alla frusta e devo dire che ha risposto benissimo, non ha dato nessun problema e poi l'esito finale è positivo perché abbiamo vinto la classe, quindi contro dei giovani rampanti e molto molto veloci anche. La Sicilia ha accolto alla 58esima Monte Erice il primo dei rush finali del campionato italiano velocità montagna, che ha emesso importanti verdetti tricolori incoronando i primi campioni del 2016. Lo ha fatto nell'impareggiabile cornice del panorama che si può ammirare da uno dei percorsi più affascinanti d'Italia. L'appuntamento trapanese del tricolore montagna ha richiamato nel caratteristico borgo medievale e sullo spettacolare e difficile tracciato migliaia di spettatori sin dalla giornata di prove. Una vittoria del territorio, come l'hanno definita organizzatori e amministratori locali. Va dato merito ad ACI, allo staff, condiviso con l'amministrazione comunale, di aver scelto una stagione, un periodo temporale che ha garantito un straordinario successo di pubblico e, consentitemi, soprattutto ha garantito anche, credo, il più alto numero di protagonisti, di piloti, diciamo, in gara. Dunque, grazie invece ad ACI, la città è a disposizione, il territorio è a disposizione, si può fare di più e meglio. Se qualcosa è andato storto, la colpa è del sindaco, il merito va ad ACI e ai piloti e al pubblico. Grazie a tutti. Voglio dire che oggi ha vinto questo territorio, ha vinto la gente, hanno vinto i piloti che ci hanno permesso di fare questa magnifica manifestazione. Grazie sempre. E questo sarà ancora il monito che avremo discussione con tutti i sindaci per vedere di dare altre manifestazioni, altri dati per fare crescere questo territorio. Simone Fagioli su Norma M20FC con motore Zytec e gomme Pirelli ha vinto gara 2 e la classifica generale della 58esima Monte Erice ed è campione italiano velocità montagna 2016 assoluto. Domenico Scola su Osella FA30 Zytec con gomme Avon ha vinto gara 1 firmando il nuovo record sui 5.730 metri del tracciato ericino in 2.53.70, infrangendo quello del 2011 di 2.57.24 appartenente a Fagioli. Il giovanissimo cosentino della Ionia Corse ha anche rinsaldato la leadership nel gruppo della monoposto E2SS. Proprio Fagioli si è portato a soli 3 millesimi di secondo dal record ed ha agguantato il successo generale per 78 centesimi di secondo in totale. Con il successo al decimo round di campionato italiano velocità montagna, il pluricampione fiorentino della Best Lap si cuce sulla tuta il 12° scudetto che aggiunge all'ottavo europeo conquistato solo una settimana prima. Terzo sul podio di Erice in piena rimonta il sardo della scuderia CST Sport Omar Magliona, anche lui su Norma M20FC Zytec, con cui rinforza la piazza d'onore in gruppo delle Biposto E2SC. Ma guarda, sono contento, felice perché i campionati sono sempre difficili da portare al termine, anche emozionato perché sembra tutto facile, ma dietro c'è sempre un grande team, una grande squadra, abbiamo lavorato tutti bene e abbiamo combattuto con tutti a partire da Domenico che
è venuto fuori fortissimo da Cristian, Maglione, Cubeda, tutti, quindi il campionato è stato bellissimo, portato al termine vincendolo, quindi sono più che soddisfatto, un ringraziamento di cuore a tutti, anche alla mia famiglia che mi ha supportato in 20 gare quest'anno. Beh sì, poi soprattutto battendo piloti del calibro di Simone e facendolo in gare guidate che diciamo che rispecchiano le mie caratteristiche, quindi sono doppiamente contento e faccio complimenti a Simone sia per l'ennesimo titolo italiano che per la vittoria. È stato un bel duello, è bello fare gare del genere con persone del genere, questo è il bello di questo sport. Il pugliese Lucio Perugini è campione italiano gruppo GT. Al foggiano porta colori AB Motorsport al volante della sempre ammirata Ferrari 458 in versione GT3 preparata dalla AF Corse Team Satellite, del cavallino che ha creduto dal primo momento nell'impresa e nelle doti del pilota che aveva finora corso con altre vetture. A Perugini è bastata l'affermazione piena in gara 1, ha fatto un grande en plein vincendo tutti e sette i round tricolori ai quali ha preso parte nel suo primo CVM. Purtroppo un ritardo in allineamento in gara 2 ne ha compromesso il via ed il successo pieno nella generale. Campione italiano di gruppo N è Rudy Bicciato, l'altoatesino della scuderia Mendola, che ha vinto il suo ennesimo scudetto sulla inseparabile e sempre prestante Mitsubishi Lancer Evo, anche se il driver chiede di più innanzitutto a se stesso. Ancora una straordinaria prova di carattere per il catanese Domenico Cubeda, primo siciliano al traguardo, che sulla Osella PA 2000 Honda ha attaccato e rimontato con decisione in gara 1 e ha chiuso sotto al podio la classifica generale e terzo in quella di E2SC, guadagnando punti preziosi per la classe. È una gara cruciale perché incominciamo ad essere alla fine del campionato, questa è la terz'ultima, quindi i conti devono tornare al pettine. Un weekend abbastanza duro, anche perché ieri è incominciata benissimo con le prove, stamattina ho avuto gara 1 un po' in difficoltà, mi sono ripreso in gara 2, ho vinto la classe, sono contentissimo. Certo, in aria non c'è una bella aria onestamente, perché naturalmente non nascondo il mio disappunto per delle norme poco chiare, per chi deve farle rispettare e chi deve rispettare praticamente. Chi vuole capire capisce, mi dispiace, però io sono contento e saluto gli appassionati e tutta la gente che è qui, che mi segue. Quinta piazza generale per il pilota di casa Vincenzo Conticelli, per il quale l'esperienza sul tracciato e al volante della Osella PA30 Zytec ha certamente fatto la differenza. Sesta piazza generale dopo un ottimo terzo posto in gara 1 per il giovane Michele Fattorini su Osella PA 2000 Honda. Pronto a saltare in vetta al gruppo GT con un ottimo assolo in gara 2 il siracusano Ignazio Cannavò sulla ammirata Lamborghini Gallardo in versione GT3, anche se talvolta un po' capricciosa. Nuovo affondo di Manuel Dondi con la Fiat X19 in gruppo E1 e 2SH. Il driver e preparatore bolognese ha ancora una volta vinto al suo esordio in una gara con la perfetta vettura in versione Silhouette, per la quale sono bastate le regolazioni seguite alle prove per diventare imprendibile per la concorrenza. Secondo tempo per Enrico Bettera, il Peace Card bresciano tornato ad Erice con la bella Renault Megane Trophy, curata dal AC Racing, questa volta in modo più deciso. Ottima terza piazza, prima nel solo gruppo E1 per il rallista di casa Bartolomeo Mistretta, anche lui CST, con la Peugeot 207 Super 2000 in versione rally. Sotto al podio della categoria accorpata e secondo in E1 il Maidomo Cosentino della Cubeda Corse Giuseppe Aragona su Peugeot 106, che oltre al podio di gruppo ha ottenuto due affermazioni in classe 1006, allungando le mani sulla Coppa Tricolore.
Il campionato italiano energie alternative animato dalle scattanti Kia Venga alimentate a GPL ed equipaggiate con KERS di preparazione BRC ha registrato un doppio successo del rallista abruzzese Francesco De Iulis, a cui è stata d'aiuto la guida da rally sull'insedioso tracciato trapanese malgrado qualche noia di troppo al cambio. Con due secondi posti ha rafforzato la leadership della Green Hybrid Cup il fasanese Nicola Gonnella davanti all'ascolano Pasqualino Amodeo, tutti alla prima volta derice. Salvatore D'Amico su Renault New Clio di classe 2000 ha vinto gara 1 e la classifica generale di gruppo A, ma in gara 2 è arrivato il contrattacco di Gabriella Pedroni sulla Mitsubishi Lancer. La Lady Trentina, che mancava dal 2004 ad Erice, si è ripresa immediatamente la leadership tricolore dopo lo stop forzato in gara 1 per il cedimento di un semiasse al via. Rimane aperto ed appassionante il gruppo Racing Start RSTB, dove si è registrato un doppio successo del pugliese Giacomo Liuzzi, il portacolore della Fasano Corse sempre più incisivo con la Mini John Cooper Works del AC Racing, con cui ora punta il tricolore. Problemi elettronici hanno rallentato il pugliese Ivan Pezzolla su Mini John Cooper Works, che ha guadagnato punti importanti con il secondo posto, malgrado lo stop in prova. In RS, tra le vetture con motore aspirato, il doppio successo avvicina il reattino Antonio Scappa su Renault New Clio al suo terzo tricolore, ma i continui ed incalzanti assalti del salernitano Giovanni Loffredo, due volte secondo al suo esordio ad Erice su Honda Civic Type R, prolungano il bel testa a testa. Ancora un affondo di Rachele Somaschini su Mini John Cooper Works in gara 1 e poi la decisa risposta del pescarese Giuliano Pirocco su Honda Civic Type R in gara 2 con vittoria nella classifica generale in Racing Start Plus. Si mantiene avvincente il campionato italiano le bicilindriche con la disputa di vertice tutta catanzarese e tra Fiat 500, dove ha vinto Domenico Morabito precedendo Antonio Ferragina, mentre il leader Angelo Mercuri ha dovuto fronteggiare un assetto un po' troppo capriccioso, chiudendo terzo gara 1 e fermo nella seconda, lasciando la terza piazza all'esperto pistard siciliano di Sciacca Calogero Carlino su Fiat 126. Tra le auto storiche in gara per il campionato siciliano salita, successo del palermitano Ciro Barbaccia su Stenger Equipe di quarto raggruppamento. Durante le verifiche della gara trapanese si è svolta per la prima volta in una salita una simulazione di intervento di un Extrication Team AC Sport su una vettura turismo ed una Sport prototipo. In entrambi i casi l'intervento è stato compiuto ben al di sotto dei tempi massimi previsti. È stato uno spettacolo di primo ordine quello andato in scena in Sicilia al circuito internazionale di Triscina in provincia di Trapani per la quarta e penultima prova del campionato italiano AC Karting, davanti ad almeno 3.000 spettatori che hanno seguito con calore e tanto entusiasmo tutte le gare finali di questo appuntamento. Sono scesi in pista 120 piloti per le categorie KZ2, 60 Mini, OK Junior, AC Kart, AC Kart Junior, oltre alla Pro Driver Under e la Pro Driver Over per la loro terza e ultima prova. Presenti ovviamente tutti i protagonisti del campionato che hanno cercato di definire ancora di più le classifiche del tricolore, fra l'altro particolarmente importanti in questa occasione per l'applicazione del coefficiente 1,5 sui punteggi delle due finali di domenica. La categoria più prestazionale, la KZ2, ha esaltato ancora una volta le qualità velocistiche del salernitano Francesco Celenta su Formula KTM, leader di campionato e determinato a chiudere a Triscina a proprio favore il titolo della categoria. Il pilota salernitano è stato grande protagonista in tutte e due le finali. In gara 1 Celenta è riuscito ad aggiudicarsi la finale proprio davanti al suo maggior rivale, Mirko Torsellini, su Xprit TM, mentre Simone Alogna, pilota siciliano di Paceco in provincia di Trapani, anche questi su Formula K, ha potuto chiudere sul terzo gradino del podio. Le altre migliori posizioni sono andate a Salvatore Russo, quarto su Tony Kart, e a Stefano Cucco su Praga, autore di una bella rimonta fino al quinto posto. Sì,
ci siamo vicini, siamo a posto, il materiale funziona, dall'inizio dell'anno siamo competitivi in questo campionato, il telaio Formula K funziona alla perfezione, i motori PTM di Franco Califfio preparati sono perfetti, non sbagliamo niente, non sbagliamo un colpo, speriamo di chiudere il campionato quanto prima possibile. Grande stagione nel campionato italiano, stiamo andando molto bene. Nel campionato internazionale abbiamo purtroppo peccato per qualche sfortuna, però siamo competitivi dall'inizio della stagione, sono contentissimo e ringrazio il team della NGM Motorsport e della IPK. Lui ha un pochino di margine su di noi e non riusciamo a recuperarlo. Si vede il compromesso che abbiamo, non so, non torna bene e non riusciamo forse a metterlo a posto. Però ci proviamo sempre. Primo podio nel campionato italiano, soddisfatto. Ringrazio il mio team, la mia seconda famiglia, il team battaglia. E ci vediamo dopo la finale. Una grandissima soddisfazione. Più per me che per tutti i miei amici e il mio team. Nonostante la griglia invertita in gara 2 nelle prime 8 posizioni della prima finale, anche nella seconda gara Celenta si è rivelato fra i maggiori protagonisti con un bel secondo posto ottenuto ancora una volta davanti a Torsellini con un deciso sorpasso a 2 giri dal termine. La vittoria in gara 1 e il secondo posto in gara 2 hanno praticamente già cucito sulla tuta di Celenta il tricolore del campionato, anche se al Salernitano manca ancora il conforto della matematica, solamente 5 punti per aggiudicarsi definitivamente il titolo prima dell'ultimo appuntamento in programma a Val Vibrata il prossimo 16 ottobre. Ad aggiudicarsi la seconda finale è stato il sorprendente Simone Alogna, autore anche lui di una bella rimonta fino a conquistare una clamorosa vittoria davanti appunto a Celenta e Torsellini. Ottima anche la prova di Marco Pastacaldi su Maranello, che è riuscito ad inserirsi nel gruppo di testa chiudendo in quarta posizione, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente nella prima gara. Quinto, ancora una volta, si è piazzato Cucco. In campionato Celenta ha ancora di più allungato in classifica, portandosi a quota 262, Torsellini è secondo con 164. Bella, bella, ringrazio sempre il mio team e la mia famiglia. Grazie di tutto. Sì, con un gusto un po' di retromaro perché comunque alla fine la velocità c'è. Purtroppo un po' l'inversione della griglia mi ha fatto un po' perdere ai primi giri, però va bene così. Secondo davanti al diretto avversario in campionato, spero che finalmente di aver chiuso i conti di questo campionato. Sono senza parole, contentissimo. Sì, si è fatto un altro podio, diciamo, abbastanza lottato e diciamo. A 2 giri dalla fine non mi aspettavo che Francesco era dietro a me, quindi diciamo ho lottato anche fino a un certo punto, dopo poi andava troppo di più di me, quindi è riuscito a passarmi abbastanza bene. Ecco. E per il campionato penso che quest'anno sia quasi finito, sì, tanto c'ha troppi punti ormai di vantaggio. Spettacolari ed avvincenti come di consueto le due finali della 60 mini con il giovanissimo siciliano Gabriele Minì di Marineo in provincia di Palermo già capoclassifica prima della gara di Tricina, che si è reso autore di una splendida doppietta proprio nell'appuntamento disputato sulla pista di casa. Nella prima delle due finali Minì è riuscito ad avere ragione di uno dei diretti avversari di campionato, lo spagnolo José Antonio Gomez su CRGTM del team Gamoto, che è terminato secondo, mentre sulle terzo gradino del podio è salito il bergamasco Leonardo Caglioni su Evo Kart TM dopo una bella rimonta. In quarta e quinta posizione si sono piazzati altri due piloti del team Gamoto, il francese Evan Mallet e il siciliano Alfio Spina, che sul traguardo hanno preceduto Michael Paparo, IPK, e Pietro Delle Guanti, Birel Art, al termine di una gara molto combattuta. In gara 2 Minì è riuscito a ripetersi nonostante abbia dovuto fare lo start dall'ottava posizione per la griglia invertita, allungando così con un altro trionfo il suo vantaggio in classifica. Sul podio è salito ancora Leonardo Caglioni, questa volta con il secondo posto, mentre in terza posizione ha concluso il pugliese Luigi Coluccio su Tony Kart Vortex. In campionato Minì conta 214 punti, seguito da Caglioni con 161. Ad eccellere nella OK Junior è stato il napoletano Giuseppe Fusco su Lenzo Kart LKE, vincitore di gara 1, mentre in gara 2 è stato ancora un siciliano a prevalere, ovvero il siracusano Alessandro Greco su Tony Kart TN.
Nella prima finale Fusco ha preceduto il piemontese Andrea Rosso su Birelart TM e l'americano Dillon Defons su Lenzo Kart LKE, mentre nella seconda finale greco ha vinto sul bergamasco Leonardo Papalia su Tony Kart TM, con Fusco terzo sul podio dopo una bella rimonta dall'ottava posizione per la griglia invertita. E però ancora il mantovano Marzio Moretti, Tony Kart Vortex di Baby Race, il leader di classifica nella OK Junior, quarto in gara 1 e quinto in gara 2. Nicolò Genisi è secondo con 112 punti. Nella AC Kart e AC Kart Junior, che hanno corso insieme, si è avuta la doppietta di Alessandro Di Cori su Cristian Comanducci, ambedue su Tony Kart Yame, nella categoria più potente, la AC Kart. Un'altra doppietta è stata messa a segno anche nella AC Kart Junior dal polacco Alexander Bardas su DR Yame, che in gara 1 ha preceduto il vercellese Matteo Roccadelli, Evo Kart Yame, e il siciliano di Cefalù Angelo Castiglia, Tony Kart Yame, mentre in gara 2 Bardas ha vinto sullo spagnolo Urbeliz Moar Maestro su Tony Kart Yame e il monegasco Benjamin Carney su Formula K Yame. Di Cori si è confermato in testa nel campionato AC Kart, Bardas nella AC Kart Junior. Nella Pro Driver Under e Over era in gioco il titolo tricolore in entrambe le categorie per la terza e ultima prova a loro riservata dopo gli appuntamenti di Castelletto e Adria. Nella Pro Driver Under il titolo è andato all'abruzzese Filippo D'Attanasio, Parolin TM, grazie al secondo posto tenuto in gara 1 alle spalle del vincitore Gandolfo David, VRK TM, e al quarto posto tenuto in gara 2 ai piedi del podio, composto dal vincitore, il palermitano Francesco Alaimo, Maranello TM, e dal siracusano Giuseppe Nicolosi e dal piacentino Paolo Castagnetti, questi due su GPTM. In gara 1 il podio è stato completato dal terzo classificato, il marchigiano Francesco Temperini, su Tony Kart TM, che in campionato ha concluso al secondo posto. Nella Pro Driver Over, la vittoria del campionato italiano della categoria è stata ottenuta dal veronese Daniele Cirelli, assistito dal team Taglienti su EKS TK TM, vincitore della prima finale e poi quarto in gara 2. Nella prima finale sono saliti sul podio anche il toscano Claudio Tempesti, secondo su Birel Art TM, e il siciliano di Barcellona, provincia di Messina, terzo su Maranello TM. La seconda finale ha visto invece la vittoria dell'altro toscano, Paolo Beltramini, Tony Kart Vortex, seguito dal palermitano Fausto Uzzo su BRM TM e da Tempesti, ancora sul podio con il terzo posto. Il campionato italiano AC Karting si concluderà il 16 ottobre sulla pista di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. È stato un weekend decisamente interessante quello disputato all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il sesto e penultimo round del campionato italiano Gran Turismo. Le due gare disputate, altamente spettacolari, non hanno assegnato ancora i quattro titoli italiani in palio e dunque tutto sarà rimandato all'ultimo appuntamento del Mugello a metà ottobre. Nella classe maggiore, la Super GT3, un bel balzo in avanti l'hanno fatto Venturi Guy, che al volante della Ferrari 488 delle Black Bull Swiss Racing si sono imposti in gara 1 e ora conducono la classifica provvisoria con 2 punti di vantaggio su Mapelli Albuquerque. I portacolori Audi Sport Italia non sono andati oltre il secondo posto nella gara domenicale e in graduatoria sono inseguiti dalle due Lamborghini Huracan di Agostini Di Folco e Bortolotti Mule, questi ultimi vincitori di gara 2. La corsa finale al titolo della Super GT3 sarà quindi una volata a 4, ma i favori del pronostico sono per un duello molto agguerrito sul saliscendi toscano tra Ferrari e Audi. Ma diciamo che meglio di così non poteva andare, partivamo dalla pole, Mirko ha fatto un ottimo lavoro insieme a tutta la squadra che finalmente abbiamo trovato il giusto setup, alla fine non ho fatto altro che amministrare quello che era il vantaggio se non addirittura guadagnare, questo sicuramente in ottica campionato visto che siamo in lotta è molto buono, un ringraziamento speciale devo farlo appunto a tutto il team, a tutti gli sponsor che ci supportano. Come ha detto Stefano non poteva andare meglio, adesso pensiamo a domani che ci toccherà scontare i 15 secondi di penalità, però Stefano parte dalla prima fila, quindi siamo ottimisti. Ferrari contro Audi anche nella classe GT3, dove il rush finale per la loro tricolore sarà una gara 2 tra le 458 Italia di Leo Civer e l'Audi R8 LMS di Zonzini Russo.
Grazie alle due splendide vittorie di Imola, la classifica si è ribaltata a favore del portacolori della scuderia Baldini 27, che ora conducono con 4 punti di vantaggio sull'equipaggio di Audi Sport Italia. Nella corsa al titolo faranno da spettatori, loro malgrado, Postiglione e Gagliardini, che dopo il terzo posto di gara 1 e il ritiro di gara 2 sono attardati di 29 punti dalla vetta. La matematica non taglia ancora fuori l'equipaggio dell'Imperiale Racing al volante della Lamborghini Gallardo, ma viste le potenzialità degli avversari, tutto lascia pensare ad un photo finish tra Ferrari e Audi. A Lenzo e Dino Ferrari l'exploit della scuderia Baldini 27 è stato completato dai due secondi posti dell'altro equipaggio Casè Tempesta, mentre per Venerosi Baccani con la Porsche GT3R dell'EB Motors è stato un weekend penalizzato da tanta sfortuna. Posso dire solo era ora, perché abbiamo fatto un weekend, un unplan, oggi il lavoro l'ha fatto Eddie, io solo ho replicato quello che ha fatto lui, ieri sono riuscito a tenere poi il vantaggio, ma la grande partenza, il grande lavoro l'ha fatto Eddie oggi, quindi siamo veramente contenti perché dopo le tante sfortune siamo finalmente in testa e adesso ci giochiamo al Mugello. Sì, è andata come abbiamo detto ieri, abbiamo fatto anche oggi e la 458 di Baldini volava oggi e abbiamo fatto prima e seconda un'altra volta, quindi va benissimo per il campionato. Mugello siamo andati bene, abbiamo vinto anche al Mugello, quindi speriamo bene anche là. Anche la corsa al titolo della classe Super GT Cup ha avuto ad Imola un assoluto protagonista, il brasiliano Nicolas Costa, che in coppia con il giapponese Yuki Nemoto si è imposto in entrambe le gare. Grazie ai 40 punti conquistati, il pilota del Vincenzo Sospiri Racing è balzato al comando della classifica davanti a Matteo Desideri, che in coppia con Takashi Kasai si è difeso egregiamente, ma un terzo e un sesto posto lo attardano ora di 22 punti in classifica generale. Troppi per le potenzialità mostrate da Costa a Imola, che dallo scorso appuntamento di Vallelunga ha trovato in Nemoto un valido coequipier per puntare al titolo. Una macchina così perfetta, cioè le cose sono molto più facili. Lui ha fatto un lavoro stupendo oggi, è partito la pole position, ha aperto un bel gap, ho preso la macchina, l'ho dovuta solo portare al fine, non avevo la radio, però controllavo tutte degli specchietti, se c'era qualcuno che arrivava spingevo un po' di più, cioè macchina perfetta, devo ringraziare Vincenzo Spiri Racing, la Lamborghini, tutti i miei sostenitori, tutti i miei amici in Brasile che sono sicuramente guardando la gara, quindi sono contentissimo anche principalmente per essere tornato nella leadership del campionato. Con due terzi posti, Benvenuti De Marchi sono ad un passo dal titolo nella GT Cup, la cui classifica li premia con 31 punti di vantaggio su Zanardini Sauto. L'equipaggio delle Duel Race non ha disputato gara 2 per un principio di incendio sulla loro Ferrari 458 Italia, lasciando la strada spianata al primo titolo dell'equipaggio dell'Imperiale Racing. Ad Imola, grazie ad un primo e un secondo posto, hanno brillato anche i fratelli Carlo e Lino Curti, così come l'equipaggio Carboni Durante, al loro secondo successo stagionale in gara 2, permettendo alla Porsche 997 di salire sul gradino del podio in entrambe le gare. Vittoria finale invece è già assegnata nella Coppa Cayman al 17enne Riccardo Pera, anche a Imola assoluto dominatore con la vittoria in entrambe le gare, che portano a 8 i centri su 10 gare disputate. Il pilota dell'EB Motors ha sbaragliato il lotto degli avversari che così lo hanno festeggiato sul podio. Più o meno, Sì, è andata bene, sono molto contento, è stata una bella gara, una bella stagione. Ringrazio i miei genitori, Carlo, Monica e la mia sorella Valentina e tutto il team EB Motors per il lavoro fatto, sono molto contento. Purtroppo noi ha dato poco spazio, speriamo di vederci tutti il prossimo anno nella Carrera Cup, sarebbe bello, così almeno bellissimo. Ci divertiamo. Complimenti a Riccardo. Complimenti a Riccardo. Il sesto e penultimo round stagionale di Campionato Italiano Turismo, corsosi ad Imola, ha incoronato con una tappa d'anticipo i nuovi campioni tricolori. Per il TCR, la categoria maggiore sul fronte prestazionale, Roberto Colciago conquista il quarto alloro della carriera con i punti del secondo posto conquistato nella seconda gara.
Al cospetto di Alberto Viberti e della Seat Leone TCR della BRC Racing Team, che nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari firmano uno strepitoso hat-trick con pole position, vittoria e giro più veloce in entrambe le gare, il pilota della Honda Civic, schierata da Yas nei colori AGS, lascia il Santerno con la matematica certezza di aver conquistato per la quarta volta il massimo al loro tricolore. Grazie al gioco degli scarti, al maggior numero di vittorie comunque vantato anche nell'ipotesi di un unplan del rivale all'ultimo round di Monza, Colciago fa così suo il campionato italiano turismo dopo aver conquistato 8 successi e 3 piazzamenti sul podio nelle 12 gare finora disputate. Un quarto titolo tricolore che il pilota di Saranno, già campione italiano di Formula 3 nel 1990, di Super Turismo nel 2006 e di Turismo Endurance nel 2009, conquista dopo aver lasciato i campi di gara da 5 stagioni e dopo aver verificato tutte le ipotesi lasciate aperte dal gioco degli scarti, la gioia si mischia all'incredulità. Ma guarda, ti dico una cosa, io sono tornato a correre perché avevo la passione, non è mai andata via ovviamente, avevo la voglia di farmi qualche garetta e poi man mano che si va avanti ovviamente, come si dice, l'appetito viene mangiando e si suda e si corre e così è andato avanti, insomma. Dopo una carriera ricca di momenti straordinari, Colciago riaccende la voglia di confrontarsi in pista e non appena lasciata la tappa di Imola, volerà a Sepang per il penultimo round della TCR International Series. Allora, tutta questa cosa di Sepang è nata per sempre un discorso con Yas e Honda, così che abbiamo voluto fare questa gara e io li ringrazio molto. Cosa mi aspetto? Ovviamente non vado fino in Malesia per guardarmi le torri di Kuala Lumpur, vado in Malesia per cercare di vincere, questo è ben chiaro. Il fatto di cercare, il fatto di farlo è un'altra cosa, però l'impegno sarà massimo per cercare di vincere. Ovviamente il campionato è formato, ci saranno mi sembra 24 macchine e tutte molto veloci, quindi sarà molto impegnativo. Comunque tutti abbiamo due braccia, due gambe e una testa, quindi non mi metto né in vantaggio né in svantaggio. Siamo là, quindi vediamo di fare il massimo di quello che si può fare. Anche tra le vetture di più stretta derivazione di serie, il weekend di Imola ha incoronato il campione italiano turismo. Al termine della gara del sabato e con ben 3 gare d'anticipo rispetto all'ultima bandiera a scacchi della stagione, Alberto Bassi e la Seat Leone Cupra ST hanno infatti conquistato il titolo tricolore TCS dopo aver siglato la 6ª vittoria stagionale. Un risultato straordinario, raggiunto al termine di un lavoro di sviluppo incessante, tutto mirato alla ricerca della massima prestazione, ma sempre nei limiti regolamentari di un prodotto di stretta derivazione di serie. Sì, il merito è tutto di Seat. Io ho dovuto solo sviluppare la macchina durante l'anno e portarla al traguardo. Era decisamente superiore rispetto alle altre, credo l'abbiamo dimostrato per tutta la stagione. È un bel titolo, è comunque un campionato italiano e quindi siamo tutti molto contenti, però i complimenti veri vanno fatti a Seat Italia, a Seat Motorsport Italia, che hanno portato una macchina fantastica in pista. È una macchina che non sembra una station wagon, nasce già sportiva di serie, con gli accorgimenti che abbiamo fatto lavorando sul telaio, le sospensioni, gli ammortizzatori in particolare, abbiamo trovato un setup che la rende veramente una macchina da corsa. Anche se è lunga, poi il passo non è tanto diverso dalla berlina e quindi si adatta bene a tutte le piste. Forse Imola è quella che ci ha fatto soffrire un po' di più, però poi abbiamo trovato la quadra. Il tricolore di TCS è una tappa importante nel curriculum sportivo di Alberto Bassi, che approda nella categoria dopo importanti esperienze in monoposto e sport prototipi. Il pilota milanese, che dopo una laurea in economia alla Cattolica, nella vita di tutti i giorni è amministratore delegato di una importante società di consulenza, guarda alla propria carriera da pilota con la stessa professionalità. Ma ho sempre fatto categorie difficili, sin dalle formule, perché ho iniziato col Formula Renault, tempi di Formula Renault quello tosto, dove tanti campioni poi sono arrivati in Formula 1, e poi i prototipi, e poi ho deciso di fare questo cambio con le ruote coperte, che è stato giusto, perché a un certo punto un pilota deve anche saper decidere qual è la categoria migliore per lui. Mi sono trovato molto bene con la trazione anteriore e appunto poi è arrivato finalmente questo titolo italiano, che è molto molto bello. Bah, è bello vincere un campionato italiano. L'anno scorso ho vinto l'Ibiza Cup, mi ha portato a correre per il team ufficiale Seat.
e spero che non sia l'ultimo, ecco, il primo di una lunga serie. Credo che con Seat il connubio comunque sia vincente e quindi penso di poter andare avanti con loro e togliermi altre soddisfazioni. Intanto il gran finale per il campionato italiano turismo sarà ora sulla pista del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza nel weekend del 30 ottobre prossimo per il settimo e ultimo round stagionale. E siamo arrivati al momento di salutarci. Nella prossima puntata avremo di nuovo molti argomenti di cui parlare. Tra questi il rally città di Pistoia, avremo un resoconto molto articolato, rally di città di Pistoia che è anche finale di Coppa Italia, dunque un doppio motivo per seguirlo con attenzione. Questo ed altro nella 32esima puntata di Toscana TV Motori. Un cordiale saluto a tutti.